La fotografia è appena nata. Il mondo si sorprende ancora della sua capacità di catturare un'immagine fedele alla realtà e già qualche fotografo cerca di allontanarsene per raccontare delle storie, creare delle finzioni. La foto di una barca che trasporta su un agitato mare di stoffa è irremorente come in una scena teatrale, poi ritoccata con la pittura. Una messa in scena della fotografa inglese Julia Cameron, datata 1874. Soltanto la luna non è dipinta, ma grattata sul negativo, quale prova che si tratta di una fotografia. Più semplice, ma senza dubbio più efficace, l'autoritratto del fotografo Bayard che si diverte a posare annegato. Questo è un altro tipo di messa in scena. Qui è il corpo vero e proprio di Bayard che si vede. La finzione nasce dall'ambiguità dell'immagine. Questa è la leggenda scritta sull'ambiguità che fa passare per cadavere un uomo che ha semplicemente gli occhi chiusi. Un secolo più tardi, un altro fotografo colpito dalla vertigine della finzione associa in una stessa immagine i due registri della teatralità e dell'ambiguità. Si chiama Eugène Métiard ed è un ottico. In questa immagine è in posa con sua moglie davanti alla loro macchina. Una situazione insignificante degli anni 60 nel sud degli Stati Uniti. Ma le maschere di Halloween che la coppia indossa rivelano la primitiva violenza nascosta dietro le apparenze. Una verità interiore che la sola fotografia non può catturare. Ciò che colpisce è la semplicità di queste messe in scena. Una maschera troppo vecchia su un corpo troppo giovane è sufficiente a far nascere un mostro innocente. Una maschera messa male è sufficiente a confondere il dritto col rovescio. La messa in scena attuata da Métiard e da altri fotografi degli anni Sessanta cerca meno di raccontare una storia, ma piuttosto di far apparire fantasmi e di confondere il concetto stesso di realtà. Al contrario, i pittori americani cercano di eliminare del tutto qualsiasi soggettività e di dipingere quadri più oggettivi rispetto alla più oggettiva fotografia. Nell'incontro di questi due trasgressivi movimenti. Un ritratto di Andy Warhol, l'iperrealista, diviso in tre tempi dal fotografo Dwayne Michaels. Agli aspetti classici della messa in scena Michaels aggiunge durata, tempo narrativo, nozione della sequenza. L'incontro fortuito. Una semplice scena di strada drammatizzata da una scomposizione del tempo come in un fotoromanzo. Si assiste a questo incontro mancato del quale non si sapranno mai i giochi, ma che il costante divario tra i due personaggi carica di una malinconia inquietante. La sequenza Le cose sono strane inizia in un bagno piuttosto ordinario, ma nell'immagine successiva si cade in un universo dove non c'è più niente di sicuro. È l'uomo troppo grande o è il bagno troppo piccolo? È questa la realtà? Oppure si tratta di un'immagine appena visibile di un piccolo libro letto da un anonimo passeggiatore che a sua volta non è altro che un'immagine sopra il lavabo di quello stesso bagno. L'ultima immagine riproduce la prima. La serie si chiude su se stessa catturando lo spettatore nella trappola di una storia senza fine. Da una successione di immagini fisse nasce un mondo immaginario, quello della visione interiore, alla quale sembra abbandonarsi Andy Warhol in quest'altro ritratto di Duane Michaels, gli occhi nascosti, rifiutando una tradizione fotografica che venera gli occhi. L'americano Mac Adams, nella sua serie Mysteries, a partire dagli anni 70, riduce la sequenza a solo due immagini. In un'atmosfera di serie B, ci mostra un inizio e una fine, un prima e un dopo. Tra i due, quello che manca è il presente, il famoso istante decisivo caro ai fotografi realisti. Quello che Adams chiama il vuoto narrativo. Spetta all'osservatore interpretare gli indizi. Immaginare come e perché l'autostoppista è finita nel bagagliaio. Calcolare il tempo trascorso attraverso lo spessore delle foglie morte. E indovinare quale altra sventura annuncia l'uccello nero. Il mistero dei due triangoli. Un cadavere su una spiaggia. Uomo dallo strano tatuaggio, due triangoli, come quelli disegnati attorno all'uomo morto. Una coppia che non si accorge di nulla, in pericolo forse. Fumo e condensazione. Attraverso il vetro appannato si intuisce una giovane morta. La mano che tiene il bicchiere è la stessa mano che chiude la portiera della macchina. In un'altra serie della fine degli anni 90, McAdams, passato al colore, trattiene l'intero enigma in una sola immagine. Un oggetto di design scelto per la sua superficie cromata diventa uno specchio deformante nel quale si riflettono situazioni di violenza che contrastano con la fredda perfezione del rivestimento metallico. Una sconvolgente versione postmoderna dello specchio magico delle favole. Grande riferimento di questi fotografi cresciuti nell'era d'oro di Hollywood è il cinema americano con i suoi fantasmi e i suoi scatti, come quelle fotografie che si affiggono all'entrata dei cinema di quartiere, chiamate stills, fermi immagine, fotografie di scena che cercano di condensare tutto il dramma del film in una sola immagine. Nel 1976 Cindy Sherman reinventò il genere posando lei stessa davanti alla macchina nel ruolo di una qualsiasi eroina immaginaria di film mai esistiti. Questo è un gioco e allo stesso tempo la decostruzione dell'immagine della donna nel cinema americano. Donne inquiete, dallo sguardo spaventato, delle vittime. Al di là della parodia... Queste immagini riescono ad evocare quel sentimento di tensione tipico del cinema nel quale non si sa mai dove cadrà il prossimo colpo. Come in un film, gli sguardi sono tutti volti verso l'esterno del quadro, fuori dal campo, là dove si nasconde l'altro, la fonte della loro angoscia che fa quindi ancora più paura perché è invisibile. Negli anni Ottanta, Cindy Sherman persegue la stessa idea, ma posando in immagini a colori. L'angoscia interiorizzata del nero e del bianco fa spazio ad un'immagine cruda, un'espressione fisica dell'orrore della morte. Nel 1993 il fotografo canadese Jeff Wall è riuscito in una vera prodezza, catturare in una sola immagine gli effetti di un colpo di vento. L'albero, i personaggi. I documenti dalle cartelle, simboli dell'attività umana, insieme al cappello del viaggiatore convergono come per magia per creare la sensazione di quel vento che spazza via tutto. Si tratta ovviamente di un'immagine impossibile. È stata completamente sceneggiata, poi messa in scena e fotografata elemento dopo elemento. Ci sono volute centinaia di fotografie scattate nell'arco di più di un anno, che sono state poi montate al computer per creare l'illusione. Ma qui la ricostruzione è doppia, perché la foto di Jeff Wall si ispira direttamente ad una stampa del pittore giapponese Okusai. La stanza distrutta. Si può dire che in questo scenario attentamente costruito Jeff Wall ha messo in scena gli abiti di sua moglie che lo aveva appena lasciato. Ma al di là dell'aneddoto, si tratta ancora di un dialogo con un capolavoro della pittura, La morte di Sardanapalo di Delacroix. Un quadro che all'epoca fece scandalo. Jeff Wall, come se avesse saltato tutta una parte della storia della pittura, propone una rilettura cubista. Oggetti e strutture rimpiazzano Sardanapalo e i suoi schiavi nudi, inclusa la statuetta di un ballerino che rappresenta la testa del tiranno Assiro, sola superstite di questo disastro. Il logo con la pittura viene enfatizzato dal modo in cui la stessa immagine viene presentata, esibita in un grande formato su di un film trasparente e in una grande scatola luminosa, come un cartellone pubblicitario, affinché, dice Jeff Wall, si possa restituire alla fotografia una luminosità che la pittura ha perduto. Il bar delle Folies Bergère di Manetti. Offre a Jeff Wall l'occasione di interrogarsi sulla posizione del fotografo. La festa è finita. Lo scenario delle folie Bergère viene sostituito da quello della caffetteria di un'università canadese dove Jeff Wall lavora. E qui è ormai la macchina fotografica che occupa il centro dell'immagine. Bisogna osservarlo molto da vicino per scoprire che la marca della macchina è al rovescio. L'immagine è invertita. Tutto ciò che si vede è un riflesso in uno specchio. Nel suo quadro, Manet si serve dello specchio per creare una doppia immagine e mostrare allo stesso tempo la cameriera di spalle che parla con un cliente e la cameriera di fronte come se fossimo al posto del cliente. Ma nel quadro di Manet, la cameriera è davvero davanti allo specchio. Nella foto di Jeff Wall, niente è reale, tutto è un riflesso. L'interazione faccia a faccia non è più possibile. La struttura dell'immagine isola i personaggi. Jeff Wall stesso, in quanto fotografo, e la sua modella, entrambi prigionieri del loro mondo. La loro unica connessione è la macchina fotografica. Ma Jeff Wall è anche capace di farsa. Nella sua grande composizione Il picnic dei vampiri, una notturna e sanguinaria riunione familiare, egli afferma di mostrare l'allegoria della città che sconfina nella campagna. Il pensiero concettuale qui fa spazio alla farsa. L'immagine realizzata come un set cinematografico con una ventina di figuranti in posa e specialisti di film dell'orrore come consiglieri non cerca di sembrare bella o credibile. È una parodia della dissolutezza. Uno slancio di effetti e scatti che nel loro stesso eccesso esprimono una visione disincantata del mondo nel quale viviamo. Un'altra notte in apparenza più sobria. Una cometa illumina una festa di bambini che indossano abiti di altri tempi. In questa immagine di Bernard Faucon. È vero solo il paesaggio. La cometa è un razzo di fuoco d'artificio e i personaggi sono manichini di vetrina, tutti identici, senza vita come le quattro sedie che il fotografo ha attentamente disposto nel suo scenario per strutturare l'immagine. Manichini. Bambole e automi hanno affascinato prima i romantici e poi i surrealisti per il loro essere al confine tra l'animato e l'inanimato. È su questa ambiguità che Bernard Faucon ha costruito una serie intitolata Le grandi vacanze, nella quale riproduce i ricordi della sua infanzia. La prima comunione. I molti manichini che circondano tutto dell'unico figurante vivente rendono l'immagine irreale e sembrano dare corpo alla memoria ricostruita. In quest'altra fotografia della stessa serie i manichini sono i guardiani del sonno e della memoria, delineando nella figura del ragazzo addormentato la forma ideale di un quadrato che corrisponde al formato quadrato della fotografia. Quel formato che per Bernard Faucon è quello della messa in scena per eccellenza, perché delimita e contiene il mondo. Un altro quadrato in una fotografia è intitolata Il ragazzo che vola. Nonostante la loro eclatante artificialità, le fotografie di Bernard Faucon vengono realizzate all'antica, senza effetti digitali. Il ragazzo che vola è sospeso ad un filo, mentre gli altri giovani manichini in lontananza, appena visibili, sono davvero posizionati nel campo. Si scopre un altro rapporto con l'infanzia nelle ricostruzioni dei combattimenti della seconda guerra mondiale di David Lavental. Qui lo sguardo del fotografo è come quello di un bambino che gioca e mette da parte la realtà che lo circonda per cercare uno spazio senza riferimenti, nel quale il senso dello spazio è dato solo dai suoi piccoli soldati, messe in scena, progettate come grandi spettacoli, sull'angolo di un tavolo. Gli scenari vengono preparati con cura estrema. Leventhal arriva fino a far crescere vera erba sui campi di battaglia in miniatura. Ma il potere di queste immagini deriva soprattutto dal modo in cui il fotografo gioca con il fuoco, con la grana e con la sovraesposizione per trasmettere la sensazione di caos e confusione dei soldati in battaglia e l'imperfezione di quelle immagini prese al volo, sotto pressione. Per Levintal queste immagini non sono opere, ma materiale da usare per un racconto, un falso libro di storia, un'altra finzione nella quale le sue messe in scena si mescolano ai documenti reali, mappe, discorsi, citazioni, disegni e curiosamente sembrano tutti autentici allo stesso modo. Il ritratto più ufficiale dell'imperatore Hirohito fotografato nel 1999, dopo che era morto da più di dieci anni. Fa parte di una serie di ritratti di personaggi celebri del fotografo giapponese Hiroshi Sugimoto. Dove i modelli, morti o viventi che siano, hanno una sola cosa in comune: non hanno posato per lui. In realtà sono figure di cera appartenenti al famoso museo di Madame Tussauds, truccate e meticolosamente illuminate, fotografate con luci basse e tempi di esposizione di 20 minuti per perfezionare i modelli e dare l'illusione della pelle vera. È puro trompe-l'œil, una trappola tesa allo spettatore, che soltanto l'immagine fotografica rende possibile. Ma è anche una riflessione sulla verità delle immagini odierne. Se queste figure di cera possono così facilmente ingannarci, è perché anche le pose e le espressioni dei modelli in carne ed ossa sono false. Una tromba delle scale. La parte superiore di una scala mobile. Una facciata coperta d'edera. Scenari perfettamente realistici, fatti in cartone. Delle esche come per Sugimoto. In queste immagini, il fotografo tedesco Thomas Demand prende alla lettera l'idea che la nostra realtà è una costruzione, un artefatto non più autentico artificiale quanto quei fogli di carta incollati uno a uno su una facciata con finestre che aprono sul nulla. Questa facciata è l'esatta riproduzione della facciata di un albergo dove ha avuto luogo un sordido crimine. Ma demand, si guarda bene dal dirlo. Così come non ci dice che quest'altra immagine riproduce fedelmente il luogo dove la cineasta nazista Leni Riefenstahl teneva i suoi archivi. Lo sguardo del fotografo resta completamente neutro. L'illuminazione sfumata cerca di mettere in evidenza ogni piccolo dettaglio dello scenario. Un documento visivo tanto freddo quanto quei luoghi immaginari, tanto minacciosi quanto vuoti. Ma la cosa più eclatante è che qui non si tratta dei piccoli modellini su scala ridotta. Ma di veri scenari costruiti in parecchie settimane a scala di uno a uno e distrutti una volta fotografati. Qui è la stessa struttura dello scenario che rende la forza dell'immagine. Il laboratorio. Difficilmente è possibile immaginare una testimonianza fotografica così oggettiva, eccetto che qui la realtà di fronte alla macchina è un simulacro. Un ufficio della Stasi dopo la caduta del muro. Ricostruito, fotografato, distrutto come il resto. L'immagine si intitola semplicemente Ufficio. Come i fogli sparpagliati, la foto è una pagina bianca. Su di esso ognuno può scrivere la sua storia. È questo il punto in comune di tutte queste messe in scena. Giocano coi codici dell'obiettività dell'immagine fotografica la precisione, la neutralità del punto di vista, per aprire nell'ordine reale spazi immaginari dove ognuno di noi è libero di seguire il vento della propria fantasia.